Come vedete sembra di stare al cinema, io sono rimasto veramente soddisfatto. Ben ritrovati di nuovo su Review in You, vado a recensire velocemente insieme a voi questo proiettore Acer P1150, questo è il modello, ho pagato 260 euro al prezzo speciale scontato al posto di 310 euro su Amazon. Questo è il prezzo attuale, 15 agosto 2019, risoluzione SVGA. Perché ho scelto questo proiettore? Innanzitutto perché rispetto a quelli che costavano un po' di meno, cinesi palesemente, sui 150-200 euro, sembrava quello migliore in termini di qualità, in termini di rumorosità. E fidatevi che leggendo anche le altre recensioni sono stato contento di aver speso quei 60-100 euro in più per un proiettore, piuttosto che ritrovarmi proiettore cinese che dopo un po' non si vede bene, non mette a fuoco o emette dei rumori strani. Perché questo proiettore? Beh, ve l'ho già spiegato adesso, ma soprattutto ha un anno di garanzia, come si evince anche dalla scatola sulla lampada, 5 anni di garanzia in generale, HDMI, queste sono le entrate, SVGA, vi vado a leggere un po' di dati, luminosità 3600, anzi che è davvero buona. Abbiamo poi un rapporto di contrasto 20.001, appunto un altoparlante all'interno che vi dirò non è proprio il massimo, ma potete tranquillamente collegare delle casse tramite l'attacco AUX. Ma giriamolo subito così ve lo faccio vedere. Questi qua sono gli attacchi. Come potete vedere, mi avvicino, abbiamo a sinistra l'uscita e l'entrata audio, HDMI 2, due porte, anche MHL. Cosa vi permette di fare? Vi permette semplicemente di attaccare il vostro Smart TV, di attaccare la vostra console, VGA 2, VGA out. Questa qua è un altro attacco, nello specifico, sarò onesto, non so che cos'è. Un'entrata USB, un'entrata video e una chiavetta, un'entrata USB. Come potete vedere dalle indicazioni, vi permette anche la visione in 3D e c'è l'attacco poi per l'alimentazione. Ovviamente, oltre al cavo di alimentazione e vari cavetti, abbiamo anche il telecomando con batterie in dotazione e un cavo HDMI che non è male. Comunque costa anche qualcosina e loro ce lo danno incluso. Ah, poi bellissima la custodia a mo' di tracolla da portare, così da portare il proiettore eventualmente in giro, un CD, le batterie come vi dicevo e le istruzioni che secondo me sono superflue. Misure, andiamo a vedere le misure. 30 cm all'incirca per 20 per 8 cm di altezza. Abbiamo qua la protezione della lampada, si va a svitare. Ovviamente chiudetela sempre per evitare l'entrata di polvere o di graffiare comunque la vostra lente. Qua si può regolare, come vedete, il focus. Sulla parte alta abbiamo anche il tasto di accensione, i vari tasti per muoversi, ma comunque potete anche accendere e regolare il volume dal telecomando. E poi sulla parte inferiore abbiamo innanzitutto le viti, dove potete montare il vostro supporto da soffitto. Io vi ho già fatto una recensione a riguardo, andate a guardarla, e l'ho comprato appositamente per montare questo Acer. E avete poi i vostri piedini regolabili se lo volete poggiare comunque su un piano d'appoggio, un tavolo o quel che sia. Pellicole ovviamente protettiva e arriva veramente ben imballato all'interno di questa scatola. Andiamo magari a vederlo insieme per farvi capire come si vede, ma vi dico già che in termini visivi l'immagine è bella limpida, è bella, veramente non ci sono sfocature, il focus aiuta veramente tanto, i 3600 ansi lumen di luminosità si vedono e devo dire che fanno apparire il video, comunque il film, in maniera veramente ottimale per una fascia di prezzo che è, diciamo, medio-bassa, quindi sono rimasto veramente soddisfatto. Però lo guardiamo insieme. Vi dicevo che l'audio effettivamente è una cassettina all'interno del vostro proiettore, quindi quello che vado a fare io è attaccare col
un jack all'uscita audio e poi tramite il jack ci attacco una cassa, o comunque potete anche attaccarci un jack con il trasmettitore Bluetooth e poi attaccarvi le due casse audio, perché alla fine ne vale la pena ovviamente sentire anche, una volta che avete l'effetto cinema a casa, sentire anche un bel audio. La visione 3D non l'ho provata, ci sono gli occhiali comunque apposta che costano sui 30€ e potete vedere quindi il film in 3D. Vi dico che da circa 6 metri di distanza avete più o meno una parete di casa, che adesso vi mostrerò, comunque un'immagine che è veramente ma veramente notevole, ampia, e vi permette in questo modo di guardare il vostro film o di giocare con gli amici in maniera positiva, in maniera ottimale, con una risoluzione veramente alta. Abbiamo poi, a proposito di risoluzione, 800x600 o 1920x1200, questa è la risoluzione dello schermo, e potete ovviamente poi regolare tramite il vostro proiettore la lunghezza, comunque lo zoom della vostra immagine. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere la parte migliore, cioè come si vede in azione. Sono andato a collegare il proiettore, come sentite il rumore è impercettibile, veramente impercettibile. Poi se pensate che andate comunque a collegare le vostre casse audio, il rumore è limitato. Sono andato a collegare uno smart box, smart TV box, scusatemi. Qua, come vedete, ci sono i vari tasti per l'accensione, comunque per spostarsi nel menu, ma avete a disposizione questo telecomandino che è veramente essenziale. Come potete vedere, ho collegato lo smart TV box e vi faccio vedere, giusto per avere un'idea, la distanza di proiezione. Questo è un soggiorno, quella è la parete. Guardate già l'immagine, vado a zoomare un attimo, l'immagine come appare comunque grande rispetto alla posizione. Notate anche come si adatta automaticamente, volendo, perché se voi lo spostate un attimo lui cerca di raddrizzarlo, comunque se notate si sposta, è intelligente in questo senso. Quindi una volta che l'ho posizionato, io adesso l'ho appoggiato sulla scatola giusto per farvi vedere, una volta che lo posizionate potete regolare il focus, come vi dicevo prima. Ma andiamo subito a guardare magari insieme, così per capire un attimo come si vedono i video. Lo mostro adesso, la mia telecamera non mette a fuoco, perché vi assicuro che il video è a fuoco. Vado a cambiare, a spostarmi un attimo, mettiamo Netflix per esempio, aspettiamo che sta caricando. Come vedete anche la luminosità è notevole rispetto comunque al fatto che siamo di giorno, ciò la tapparella completamente aperta, quindi si vede comunque bene. Schiacciamo a caso, vado ad avvicinarmi un attimo, vedete, andiamo un attimo avanti, l'immagine si vede veramente bene. E questa sarà una distanza di circa 6 metri, più mettete comunque distante e più ovviamente l'immagine sarà ampia. Vi faccio vedere al volo tramite il telecomando un attimo il menu, così possiate regolarvi, capire un attimo. Adesso schiaccio su menu, come vedete avete la possibilità, scusate l'inquadratura un po' movimentata, avete la possibilità di regolare il colore della parete che avete, in modo che i colori si adattino. Poi scendete, avete le proporzioni, potete appunto proiettare la testa in giù, potete anche regolarvi il vostro rapporto di proporzioni, qui era automatico, ma potete fare 4 terzi, 16 noni. Adesso rimettiamo come era prima, facciamo back, altre impostazioni sull'audio, modalità di spegnimento, c'è anche la sveglia.
ovviamente la visione in 3D, che è interessante, e poi la lingua, la temperatura e i colori. Vado un attimo a chiudere la tapparella e vediamo un attimo insieme come si vede. Ovviamente con le tapparelle un po' abbassate, non sono riuscito a abbassare totalmente, però come vedete sembra di stare al cinema. Io sono rimasto veramente soddisfatto. Guardate anche la qualità e il dettaglio, e se ci si avvicina, adesso mi ci avvicinerò, potete vedere i pixel, ma veramente da vicino. Adesso vediamo se riesce. Come vedete si notano, ma dovete veramente avvicinarvi. Qua sono praticamente attaccato alla parete. Un'immagine da cinema, cinema a casa vostra. E poi se volete avere supporto per il soffitto, come ho fatto io, lo comprate, lo trovate a 20 euro. Vi lascio la recensione sul mio canale, andate a vederlo, ed è veramente utilissimo per avere quel tocco, diciamo, in più rispetto a una televisione. E vi faccio vedere anche, ovviamente, vi faccio sentire più che altro la cassa, giusto per curiosità, che c'è all'interno. Adesso vado ad alzare il volume col telecomando. Potete capire però che il volume è veramente basso con questa cassa, quindi vi conviene sempre comprarla, una cassa Bluetooth, e poi attaccarla dietro. Ecco, si sente praticamente pochissimo, ma la qualità video è fenomenale. Io vi ringrazio per aver seguito questa recensione, spero vi sia stata utile. Se avete domande non esitate a pormele. Vi lascio come sempre il link in descrizione, spero che lo troviate scontato come l'ho trovato io. E vi consiglio piuttosto di spendere qualcosina in più, ma prendere un proiettore valido, che quelli là cinesi su Amazon, che valgono effettivamente due soldi.